Approfondiamo il tema della depressione. Ho fatto diversi video sulla depressione, su che cos'è, su quali sono le sue caratteristiche, su quali sono i criteri diagnostici. Ho anche recentemente fatto un video in cui racconto le diverse tipologie di depressione, proprio perché si tende a fare un po' di tutta l'erba un fascio, di pensare che quando si parla di depressione, si faccia sempre ed esclusivamente riferimento alla depressione maggiore, che è sicuramente, come dire, una delle forme depressive più, diffuse e anche più comuni, però non è l'unica. Okay, quindi eventualmente per approfondire questo tema, questa, differenziazione, ti rimando all'altro video. In questo voglio, provare a riflettere su alcune caratteristiche che però, tutte le depressioni in un qualche modo hanno in comune. Queste sono legate sia ad alterazioni proprio di carattere comportamentale e fisico, sia alterazioni da un punto di vista di pensiero, che in un modo o nell'altro sono appunto presenti in tutte le tipologie di depressione, o se vogliamo azzardare un po', insomma, l'ampliamento di questo concetto, in tutti i disturbi dell'umore. Allora, alcuni sono legati a proprio le caratteristiche di pensiero, cioè di emozione, di ragionamento, altre sono legate ad alterazioni proprio del comportamento stesso della persona. Sono cinque, e adesso andiamo a vederle, insomma, un pochino più nel dettaglio per fare un pochino di ordine e dare qualche spunto di riflessione. La prima sicuramente è la presenza di pensieri negativi ed intrusivi. Questo di fatto è un sintomo proprio di qualunque tipologia di depressione, e non è insolito che la persona inizi ad avere comportamenti, pensieri di tipo intrusivo, di tipo ricorsivo e ridondante rispetto a un futuro, ad un presente particolarmente nero, sul fatto che le cose non vanno e mai andranno, sull'idea che dalla depressione in un qualche modo non ci si libererà mai e che dovrà combattere con questo male oscuro per il resto della vita. Questo è un pensiero estremamente comune e diffuso appunto tra chi soffre e o ha sofferto di depressione. Il secondo è l'alterazione dell'appetito. Di fatto, appetito e alimentazione vengono spesso utilizzate quasi come strategie di coping nel tentativo di gestire i disturbi dell'umore. In alcuni casi c'è una scomparsa, un'assenza completa di appetito che porta la persona anche ad un dimagrimento importante. In altri casi invece c'è esattamente il contrario, soprattutto quando il cibo viene utilizzato come strategia di coping, cioè come tentativo, azione per andare ad affrontare, risolvere o comunque in qualche modo gestire o mitigare una turba di tipo emotivo. C'è l'alterazione del sonno, nonostante si possa pensare che erroneamente, siccome c'è una mancanza di energie, la depressione porti un aumento del sonno, episodi di ipersonnia, eccetera. Spesso non è così, è possibile sicuramente, ma non è la caratteristica principale, cioè l'insonnia, l'alterazione del sonno, l'incapacità di riuscire a riposare nonostante appunto, non si abbia energie, è solitamente la condizione prevalente all'interno dei disturbi appunto dell'umore, dei disturbi insomma depressivi. L'autocolpevolizzazione è il quarto punto, legato soprattutto a sentimenti di colpa, di vergogna, di giudizio, di autosvalutazione rispetto al non essere degni, al non essere sufficientemente capaci, abili, pronti, belli, intelligenti, brillanti o sani per riuscire ad essere felici. Quindi, chi soffre di depressione, soprattutto nel momento in cui non riesce ad individuare quali possono essere le cause, non sempre c'è un elemento così esterno, così platealmente comprensibile, come ad esempio può essere un lutto, la persona inizia un processo di autocolpevolizzazione che poi la porta in un vortice, sino ad arrivare al quinto punto, che è quello legato a pensieri o azioni suicidarie, quindi dove si inizia a
tematizzare all'interno della propria vita un pensiero, un sentimento e potenzialmente anche un'azione di morte, dove si vede la morte stessa come l'unica via possibile e percorribile appunto per riuscire a risolvere la depressione. Ovviamente non tutte le persone che sono depresse poi arrivano appunto al suicidio, al tentato suicidio, è però altrettanto vero che ci sono dei pensieri mortiferi, ci sono dei pensieri particolarmente neri in cui la morte assume comunque un significato, trova un posto al tavolo della mente appunto della persona depressa. Ora, come dicevo prima, se queste cinque caratteristiche sono comunque tutte presenti all'interno di qualunque tipo di disturbo depressivo, non sono tutte presenti alla stessa maniera, non hanno tutte lo stesso peso, ce ne possono essere alcune particolarmente o appena appena sfumate, altre invece che sono particolarmente presenti e sembrano essere appunto, o sembrano farla da padrone. L'impatto, il peso che queste diverse componenti hanno all'interno appunto dell'esperienza depressiva della persona determinano anche in maniera particolarmente informativa sia per la persona ma soprattutto per il curante qual è il tipo di depressione appunto che ci si trova ad affrontare. Però questo video ho voluto proprio cercare di andare a completare, no? Alcuni elementi di trasversalità che nonostante le dovute distinzioni tra le diverse tipologie di depressione presenti sono comunque caratterizzanti in maniera appunto trasversale ogni tipologia di disturbo depressivo, nonostante appunto il dosaggio, cioè il peso e la misura, quindi l'importanza, la presenza, la percentuale occupata all'interno della persona di queste diverse caratteristiche e alterazioni, queste cinque tratti, se vogliamo parlare di peso, ecco, che possono avere, varia appunto in funzione proprio del tipo di disturbo depressivo di cui si sta soffrendo.